Lei giustamente diceva che i partiti ci salvano comunque in questo momento. Noi però dobbiamo salvare il partito. Come gli rendiamo un po' di credibilità? Intanto rendendoci conto di una cosa che invece è negata in tutti i modi, cioè che i partiti non sono fatti per i suoi dirigenti, i partiti sono fatti per dare forza a gente che senza i partiti non conterebbe nulla, ma che solo attraverso un'organizzazione che potrà essere anche diversa da quella che era prima, ma solo organizzando, è come la storia del sindacato rispetto al padrone. Se ogni operaio andasse da solo nel rapporto col padrone è più debole che non attraverso il sindacato. È un concetto elementare, ma che non è mica facile. Però adesso noi abbiamo i nostri dirigenti che sembra che si muovano con Esattamente. motivazioni diverse da quelle che noi vorremmo che avessero. Questo. Come glielo Esattamente questo. diciamo? Sono stupefatto da questa malattia del personalismo che ha preso tutti quanti. Ma in un modo indecente, veramente. Tutti si candidano come se fossero dei geni incompresi. È una cosa che bisogna stroncare. In questo senso, veramente, con tutti i suoi limiti, preferisco Bersani ad altri dirigenti. Eri con Mancioni prima? Non so che altro. Un'altra domanda allora. Allo scopo di riequilibrare il rapporto fra potenza e potere nel senso in cui ce li citava lei prima, secondo lei Wikileaks, potrebbe avere un ruolo? Questa cosa non saprei rispondere così. Io ritengo che ormai, già che questi strumenti esistano, è bene usarli e renderli. Non sono per delle censure, non ci portano da nessuna parte. Wikileaks ci sta dicendo delle cose che sui giornali non sono dette ancora. Ci sta dicendo che la diplomazia della superpotenza americana è una cosa gravissima perché punta agli uomini a sputtanarli, a spiarli. Ci potrà far piacere che Berlusconi ne esce a pezzi, ma non è quello il mestiere dell'ambasciatore. È chiaro che tu hai un centro di potere spaventoso che è l'America, la quale pensa di dominare il mondo accumulando materiali sulla base dei quali poter ricattare chiunque. Questa è la verità. Non capisco perché non si dice questo. Poi dice, sì, sciocchezze, le sapevamo. Anche nei confronti dello strapotere dell'economia, dice che le prossime rivelazioni saranno sulle banche e sulle grandi multinazionali. Questo potrebbe riequilibrare, no? L'economia si Il riequilibrio della potenza mostruosa dell'economia sta in una sola cosa, nell'uomo. Nel fatto che l'uomo poi alla fin fine è irriducibile, soltanto l'uomo è più complesso. E questa cosa è che su questa cosa noi dobbiamo puntare, sugli uomini.